La sfiducia dei cittadini nei confronti della politica è la più alta dal dopoguerra ad oggi. La gente è stanca, infuriata nei confronti dei nostri governanti che ogni giorno chiedono sacrifici ma che non sono in grado di toccare i propri vitalizi o eliminare i privilegi che la politica permette loro di avere. Una classe politica mediocre e confusa, senza idee e programmazione per il futuro, avida e senza scrupoli. Il malgoverno a tutti i livelli, per riacquistare credibilità, deve innanzitutto individuare personaggi onesti, seri, trasparenti, che abbiano idee lungimiranti e intervengano coraggiosamente senza condizionamenti. La politica non può più essere terra di conquista, meta di personaggi loschi, prepotenti, arroganti ed eterni, il cui unico scopo è l'arricchimento personale. Non è più possibile avere al Senato, in Parlamento, alle regioni e ai comuni politici condannati per reati. Siamo tra i paesi primi al mondo per corruzione e raccomandazioni. Siamo terzi per la pressione fiscale e ultimi in Europa per crescita economica, occupazione e produttività. Questo nostro biglietto da visita, oltre che aumentare la forbice tra chi è sempre più povero e chi è sempre più ricco, allontana gli ipotetici investitori nazionali e stranieri e non tutela i cittadini onesti che al contrario sono vessati da imposizioni ingiuste rispetto agli sperperi che investono le nostre cariche istituzionali. A livello locale la realtà non cambia. L'attuale amministrazione qui a Tortoreto, nell'ultima campagna elettorale, ha promesso di tutto e di più a tutti. Siamo per la meritocrazia, dice il primo cittadino, credendo forse che avere parentele con personaggi importanti o conoscenze politiche sia un merito. Oggi siamo chiamati a riappropriarci di principi e valori che abbiamo perso. L'etica morale dovrebbe essere un abito da indossare tutti i giorni. La gente ha il sacrosanto diritto di votare il proprio candidato, ma esige dalle istituzioni obbligatoriamente la salvaguardia e la tutela dei propri diritti. Alcuni dei fatti anomali che elencheremo questa sera non sono venuti a galla grazie alle attività della Commissione di Vigilanza e di Inchiesta, organi istituiti al controllo e all'accertamento della verità. Il merito lo abbiamo solo ed esclusivamente al meticoloso lavoro svolto dal sottoscritto e dai miei amici compagni, Postuma e Porrea, al nostro segretario di Bonaventura e al segretario provinciale Verrocchio che mai ci hanno ostacolato. Abbiamo cercato di far emergere i nodi dolenti di un'insana amministrazione che Tortoreto e tutti i cittadini hanno subito ingiustamente, un cancro che nel tempo ha contribuito a distruggere l'economia, il nostro territorio e la credibilità di un paese, una politica vecchia e priva di idee, che non è stata capace di adoperarsi per il bene futuro di tutti, ma che con leggi e norme applicati solo alla salvaguardia di caste e lobby, ha permesso loro di addentare come uno squalo la cosa pubblica, traendone benefici e ricchezze. Con le nostre denunce e la nostra collaborazione, le istituzioni, gli organi di controllo e di vigilanza, gli inquirenti, la magistratura, stanno svolgendo un'indagine ad ampio raggio su tutta una serie di anomalie che coinvolgono il nostro comune e la politica. Noi vogliamo che si faccia chiarezza, lo diciamo da sempre, chi ha sbagliato deve pagare, presente e passato. Mi accusano di aver creato il terrore tra i cittadini per aver messo sotto regime di polizia il paese. Ben venga la polizia e mandi qualche avviso di garanzia, sarebbe ora. A tutti i cittadini onesti dico di non essere reticenti nei confronti delle istituzioni. Avreste dovuto temere semmai un'opposizione silenziosa e mai concreta. I nostri amministratori continuano ad illudervi con belle parole, con promesse dette e mai realizzate, cercando di nascondersi o trincerarsi dietro a calunnie mirate a screditare chi, in veste di amministratore pubblico, non solo lotta per il bene del Paese, ma che della trasparenza e della legalità ne fa una ragione di vita. È arrivato il momento di cambiare. Oggi vi daremo elementi che giustificano spesso i nostri toni marcati, che a qualcuno possono non piacere, ma noi gridiamo con voce alta la nostra sete di libertà e di legalità. Al contrario di chi fa dei propri interventi uno spot elettorale, usa le istituzioni per fare demagogia o raccontare cose inesatte e spesso non vere, noi vi raccontiamo i fatti supportati dalla storia, dagli atti e dai documenti. Ai giovani che si avvicinano alla politica con movimenti spesso paralleli alla corrente che amministra, auguro e auguriamo ogni bene, ma fate attenzione a chi vi promette scorciatoie. Non scendete a compromessi, non fatevi illudere da chi vi promette tutto e subito.
ogni cosa a suo tempo, con pazienza, tenacia e umiltà, tuttavia si possono raggiungere obiettivi e traguardi importanti e gratificanti. Una questione mi preme sottolineare, su cui voglio mettere dei punti fermi, sperando di non tornarci più, per onestà e per senso di verità, per rispetto nei confronti di un gruppo consiliare e di un partito rappresentato da un segretario giovane, che hanno affrontato battaglie interne ed esterne al partito, spesso alimentando mormori, spesso prendendo decisioni strumentalizzate. Ma ribadiamo che noi non siamo i burattini di nessuno. Papiri e Monti sostengono sfacciatamente che dietro le nostre spalle ci sia il passato che torna. Noi per l'ennesima volta ribadiamo un concetto fondamentale. Non disprezziamo il passato, anzi, senza l'ausilio di alcuni amministratori del passato oggi non saremmo quello che siamo. Non si costruisce il futuro rinnegando le proprie origini. Bisognerebbe semmai imparare dagli errori per non ripetersi. Siamo un gruppo di persone umili che ascolta tutti, nessuno di noi consiglieri di minoranza, del resto è nato politico. Anzi, visto che l'attuale maggioranza non perde mai occasione per denigrarci, tacciandoci di ignoranza, rispondiamo che preferiamo l'ignoranza ad altro. Vogliamo crescere, ascoltando i problemi e le idee di ogni singolo cittadino, per cercare di risolvere i problemi. Che siano cittadini di destra e di sinistra o di centro, perché contrariamente al pensiero e alle azioni dei nostri amministratori, che fanno favori a chi li appoggia e negano i diritti di chi li combatte, crediamo che la politica sia un bene a servizio di tutti. Tuttavia, alla luce dei fatti e gli sviluppi di questi, credo che un disegno politico ben preciso e delineato era stato architettato da qualcun altro. Il nostro ex capogruppo non garantiva trasparenza. La sua cattiva gestione delle commissioni di vigilanza e d'inchiesta, in veste di presidente, non mirava ad appurare la verità, ma di contro sono diventato un vero strumento di bavaglio. Anzi, in alcuni casi la sua verità è stata un tentativo di riabilitare la maggioranza, mirata a screditare la minoranza. Ragionate con me su un aspetto che getta ombre su quello che potrebbe essere stato una coincidenza o una strategia politica ordita da qualcuno. 1985-1993, a Tortoreto governa la DC. Segretario del PP nel nostro comune a quei tempi era Antonio Ruggeri, il sindaco Cicchetti, assessore di maggioranza Monti e Papiri. Alcuni episodi di quel tempo? Calzificio Salino, 2 miliardi di lire di fondi PEP erogati a fondo perduto ad una società riconducibile a molti amministratori di ieri e di oggi. Oppure 100-150 milioni delle vecchie lire di soldi pubblici spesi per redigere un piano regolatore poi buttato nel cestino. Saccuti, nipote di Cicchetti, fu assunto nel 91. 2009, elezioni comunali. Segretario PD Antonio Ruggeri, la stessa persona che nell'85 era segretario del PD. Candidati sindaco Papiri da una parte e Monti dall'altra. Gli stessi che insieme erano assessori nell'85. Forse la trama potrebbe avere un unico disegno, quello di gestire in tutta tranquillità maggioranza e opposizione, un disegno infranto da chi non ci sta a tacere. Il nostro ex responsabile della ragioneria, con un mandato datato 19 settembre 2011, acquista articoli sportivi per un importo pari a 8.000 euro, effettuando due transazioni, una da 2.500 euro per un fornitore e l'altra di 5.500 a favore di un negozio diverso. La transazione di un importo inferiore si conclude favorevolmente, quella di 5.500 si blocca. Il negozio di articoli sportivi di Caltagirone, in virtù di una legge antimafia, per importi superiori a 5.000 euro esegue un'informativa sulla transazione. Dopo un primo contatto affatto esaustivo con il responsabile della ragioneria, il fornitore a fine settembre manda un'email indirizzata sia a Saccuti che al sindaco, con la quale avvisa i destinatari del documento che il negozio ha già provveduto ad inviare tramite il proprio legale, a mezzo posta prioritaria riservata sia al sindaco che a Saccuti, una diffida di pagamento. In pratica il negozio con questa lettera cosa dice? Innanzitutto si evince che a settembre ci sono rapporti telefonici tra il sindaco ed il negozio. Secondo, il fornitore obbliga Saccuti o il sindaco a provvedere al pagamento con soldi non pubblici e al ritiro della merce entro 10 giorni dal ricevimento della lettera. Il bonifico fatto dal dipendente con i soldi del comune per il momento viene congelato,
ma in caso di un atteggiamento omissivo il negozio provvederà a informare dei fatti le autorità giudiziarie. Questa lettera, quella che vedete alle mie spalle, verrà pubblicata nell'estate 2012. L'ex direttore generale del comune di Tortoreto, la dottoressa Scarponi, afferma di aver stampato la mail indirizzata al sindaco e di averla consegnata al primo cittadino personalmente. Tuttavia il sindaco nel consiglio comunale del 27 febbraio 2012 e successivamente agli articoli denuncia che pubblicano la lettera dirà di non essere a conoscenza della lettera. Ma il sindaco sapeva, tanto che tra settembre e i primi di ottobre incarica il vice sindaco di trovare il mandato d'acquisto del dipendente presso l'ufficio ragioneria. Non solo, ad aggravare ulteriormente la posizione del sindaco è l'azione che lui compie quando viene pubblicata la lettera. Il nostro primo cittadino fa firmare ai dipendenti dell'ufficio di protocollo una dichiarazione che attesta che questa lettera al sindaco non era stata mai consegnata se non a luglio 2012. Se fosse successo realmente che un ufficio preposto non avesse consegnato un atto così importante al sindaco, non sarebbe stato logico riprendere i dipendenti con una sanzione amministrativa? Trattandosi di vicenda delicatissima e riservatissima, addirittura ravvisare gli estremi per rimuovere dall'incarico gli ipotetici dipendenti? Invece non è successo nulla. Anzi, per qualche mese il sindaco, in maniera del tutto illegittima, contravvenendo alla legge nazionale che regolamenta gli obblighi di protocollo, dà disposizione all'ufficio preposto di protocollare la posta in entrata non prima, ma successivamente la visione della posta da parte del sindaco. Ma torniamo al periodo che va tra fine settembre e gli inizi di ottobre 2011, quando la politica scopre l'acquisto furtivo del dipendente. La politica prende la decisione di credere all'errore e di perseguire il dipendente con un richiamo scritto segretato, tanto che il dipendente scriverà le sue giustificazioni direttamente al sindaco e non al direttore. Quindi il sindaco non poteva non sapere. Il primo cittadino in qualità di ufficiale di governo, anziché adempiere ai suoi obblighi, non solo non avvisa gli inquirenti, non solo non denuncia il fatto, non solo non avvisa il Consiglio Comunale, non solo non mette sotto la lente di ingrandimento l'operato del dipendente e tutte le sue attività svolte all'interno del Comune, ma lo lascia al proprio posto come se non fosse accaduto nulla. Ma una riflessione va fatta. Il dipendente Saccuti cosa ha fatto da ottobre a febbraio 2012, mese in cui la Guardia di Finanza lo preleva dal proprio posto di lavoro per aver tentato di acquistare un SUV con soldi pubblici? Ha forse tentato di depistare o cancellare le prove? Ha forse usato il tempo per prosciugare i suoi conti farciti di soldi pubblici per portarli chissà dove? Saccuti acquista presso una concessionaria un SUV versando una caparra di 25.000 euro. Da contratto la concessionaria si impegna a consegnare il SUV in una data stabilita, ma ciò non accade. Il dipendente esige restituzione non solo la caparra che riceve dal concessionario, ma per legge pretende il doppio di essa per mancata consegna. Il concessionario a quel punto denuncia il dipendente. Se non ci fosse stata questa denuncia, oggi quel dipendente protetto dalla politica sarebbe ancora il responsabile della ragioneria. La politica ha occultato la verità e favorito il dipendente. Non solo. Nella commissione di vigilanza, riunita in sala consiglio qualche giorno dopo l'intervento della Guardia di Finanza, il sindaco disse di non sapere nulla dell'acquisto del SUV e di essere esterrefatto da simile azione in quanto il dipendente era stato sempre ligio al dovere. Ricordo l'uso dell'aggettivo impeccabile riferito a Saccuti e della frase che il sindaco pronunciò: era una persona di fiducia, ci avrei messo la mano sul fuoco per lui e un fulmine a ciel sereno. In quell'occasione io e Postuma mettemmo in risalto alcune anomalie e strane coincidenze accadute qualche mese prima del caso Saccuti. Avevamo scoperto che somme di denaro riconducibili alla Bucarossi venivano parcheggiate in alcuni capitoli dell'ente per poi sparire successivamente, ma il presidente Papiri cercò di zittirci affermando che quell'anomalia non c'entrava nulla con Saccuti. Successivamente abbiamo scoperto parecchi ammanchi riconducibili anche alla Bucarossi. Altro fatto grave a nostro avviso è quello in merito al rinvenimento nella scrivania del dipendente indagato di più assegni privi di data per un importo di circa 47.000 euro. Cosa decidono Monti e Papiri senza consultare gli inquirenti che già avevano avviato un'indagine parallela alla procura dell'Aquila o senza tra l'altro avvisare la commissione d'inchiesta? Decidono di incassare a beneficio dell'ente gli assegni. Saranno gli stessi membri di minoranza presenti nella commissione, Mauro Postuma e Taddeo Enzo, a manifestare perplessità e dubbi riguardanti la commissione di metodi anomali e non trasparenti del suo presidente, tanto da chiederne in maniera ufficiale le dimissioni.
e delle spiegazioni, atti che giacciono sulle scrivanie del Presidente del Consiglio, del Sindaco, del Capogruppo Papiri, che non hanno mai avuto risposta. Per quanto ci riguarda, la speciale commissione d'inchiesta ha terminato il suo mandato 3 mesi fa, eppure non esiste ancora una relazione. Con questa amministrazione Sacuti era diventato onnipotente. Tra le tante nomine ed incarichi concessi c'era anche quello di Presidente delle commissioni dei concorsi. La magistratura sta indagando a fondo sul concorso dei vigili urbani, inizialmente bandito per un solo posto e successivamente allargato a 2. Un concorso finito in procura a seguito di enormi anomalie denunciate da un intervento dell'ex comandante dei vigili urbani di Tortoreto, Zippi. A Sacuti avevano affidato anche la presidenza delle commissioni dei bandi, degli appalti, il progetto della riscossione dell'ICI, la responsabilità dei servizi cimiteriali e la TIA, settori tutti oggi sotto indagine. Ma una riflessione va fatta. Come mai i nostri amministratori non adottavano il PEG? Il PEG è uno strumento che serve a controllare le spese dell'ente in modo tale da monitorarle. La giunta si riunisce e stabilisce il tetto di spesa per ogni settore, spesa oltre la quale non si può eccedere. Questa semplice applicazione di una norma sarebbe servita a limitare notevolmente i danni subiti ed il raggio d'azione del responsabile della ragioneria. Sono state ascoltate tante testimonianze in merito al caso, tutti i fornitori dell'ente che hanno permesso di fare un quadro attendibile della situazione. Attualmente tutto il fascicolo è stato trasferito presso la procura antimafia dell'Aquila. A breve speriamo ci siano delle svolte tali a garantire il ripristino della legalità nel nostro comune. Associazioni. La gestione di una struttura pubblica di terra bianca, il Focolare, da anni è gestita dall'associazione di un presidente che chiameremo Piovra. La struttura pubblica è impiegata spesso per attività dimostrative e promozionali di prodotti fisioterapici, la figlia è fisioterapista, feste private, compleanni e quant'altro. Ovviamente tutte attività di utilità pubblica e sociale, tuttavia l'indirizzo della struttura viene negato a tutti coloro che lo richiedono, spesso con lettera scritta direttamente dal primo cittadino che senza chiedere ausilio all'ufficio preposto ne nega l'utilizzo adducendo giustificazioni non vere. A testimonianza del fatto che il signor Prova a Tortoreto può, ed è ben voluto, l'anno scorso questa amministrazione comunale pare essersi prodigata molto per questo signore, tanto da tentare di farlo assumere da un ente pubblico in modo tale di usufruire della mobilità tra enti per assumerlo nel nostro comune. Un nostro articolo sulla stampa e il diniego dell'ente interpellato mandò in fumo il tentativo. Privilegi tutelati anche al palio del barone, che negli anni ha avuto contributi pubblici comunali, 15.000 euro circa, l'anno, senza che l'associazione avesse presentato all'ente, come da regolamento, rendiconti dettagliati, supportati da fatture quetanziali. Tra l'altro, esentasse, quando invece i contributi erogati sarebbero dovuti essere tassati in virtù di una normativa che dal 2011 è stata applicata grazie alla nostra denuncia. Tra le tante anomalie riscontrate, ci siamo accorti che la scuola privata San Giuseppe di Tortoreto Alto, avente 45 bambini circa, ci costava per la refezione scolastica circa il triplo della scuola materna statale di via Giovanni XXIII, che ha il quadruplo dei bambini della struttura privata. Abbiamo scoperto che l'istituto privato, avente come responsabile il signor Piora, ordinava come spesa alimentare per i nostri figli Lambrusco, Lumini nel periodo della ricorrenza liturgica di tutti i santi, castrato, agnello e molte altre tipologie di cibo non presenti nel capitolo di spesa. Eppure la ASL obbliga gli enti a far rispettare le direttive e le linee guida che impartisce a tutela e alla salvaguardia delle alimentazioni dei nostri bambini. Abbiamo scoperto, e faccio un esempio, che il fornitore del bando dichiarava di vendere pomodori a 0,05 per vincere l'appalto, ma che poi in realtà li vendeva a 2,50. L'istituto privato, per ovvie ragioni, sforava sistematicamente il budget concesso dall'ente per l'acquisto di alimenti, eppure l'Extra Plus veniva avallato e supportato con l'erogazione di ulteriori sussidi, soldi pubblici. Il sindaco in pubblica piazza, a seguito della nostra denuncia, disse di essere stato lui stesso ad aver autorizzato l'acquisto di Lambrusco. Autorizzi chi e cosa vuole il sindaco, ma con i suoi soldi, non con quelli dei cittadini. Il problema sta nel fatto che il dirigente comunale che avallava costi e spese eccedenti riferite alle attività del signor Chiovra, compresi i contributi erogati per il palio del barone, sia la stessa persona che esegue prestazioni professionali presso dette associazioni. Commissione Pubblici Spettacoli. Il sindaco ha convocato la commissione appositamente per l'associazione I Due Torri, per il palio e per la serata del teatro di Terra Bianca.
La delibera di giunta dice che l'ente convoca la commissione per gli eventi in calendario solo se si tengono o in Largo Marconi, per il Lido o in Piazza Garibaldi. La delibera con la quale si istituisce la commissione comunale di vigilanza dice chiaramente che la commissione va richiesta e trasmessa dagli organizzatori che intendono fare pubblici spettacoli al di fuori di quelle aree di qui sopra, vedi le sagre, eccetera. La convocazione ha un costo, perché occorre pagare le pratiche per andare in commissione, sopralluoghi dei tecnici, perizie, eccetera. Le associazioni che hanno fatto richiesta di svolgere eventi al di fuori di queste aree, Largo Marconi appunto e Piazza Garibaldi, hanno ricevuto risposta dall'ente, come da regolamento, che dovevano adoperarsi per richiedere la commissione, altrimenti non avrebbero potuto svolgere pubblici spettacoli, fra questi Sagra della Vongola, Sagra dei Piatti Tipici, Abbuffata di Pesce, eccetera. Per il Paglio e per il Teatro di Terra Bianca invece la commissione l'ha convocata il sindaco. Il primo cittadino ha fatto ricadere le ragguardevoli spese delle commissioni delle associazioni riconducibili all'illuminato signor Piora su tutti i cittadini, senza preoccuparsi minimamente di aprire una discriminante tra i cittadini stessi. Sarà poi un caso che la moglie di un assessore della giunta è membro del direttivo dell'associazione Due Torri? Corso Badanti. Denunciammo il fatto a mezzo stampa quando ci accorgemmo che l'Unione dei Comuni, e quindi non solo il Comune di Tortoreto, aveva istituito un corso per badanti. Tra i relatori docenti vi era il genero dell'attuale presidente del Consiglio Comunale, nonché dirigente ASI. Lo stesso presidente riferì che fu un semplice caso fortuito, in quanto il relatore, designato in partenza, influenzatosi in prossimità del corso, non poteva essere sostituito a causa dei tempi brevi. Eppure l'email arrivò all'ente 10 giorni prima che iniziasse il corso. Nell'elenco dei relatori c'era il nome del genero, che è dipendente di una struttura ospedaliera privata. Sarebbe stato più opportuno, secondo noi, dare l'incarico a un dottore disoccupato. Articolo 17. Il famoso articolo 17, articolo in deroga al piano regolatore, regolamenta le distanze tra un edificio e l'altro. Dichiarato illegittimo dal redattore del piano, è stato abolito da questa amministrazione il mese scorso. Eppure la maggioranza non ha esitato nell'applicare questa deroga. Una volta autorizzato e partiti i lavori, l'amministrazione ha deciso di eliminare la deroga illegittima. Ricordo che il capogruppo di maggioranza, fin da quando era in opposizione, si è sempre battuto contro l'eccessiva volumetria concessa dalle deroghe del piano regolatore. Invece non solo oggi siede accanto a colui che proprio in quel periodo, quello del boom edilizio, ha gestito il piano regolatore, ma si è applicato le stesse norme che in opposizione combatteva. Semmai da lui mi sarei aspettato, una volta vinte le elezioni, l'abolizione fin da subito di norme che permettevano eccessi di volumetria. Finito quasi. Acquisti di materiale senza autorizzazioni. Ci siamo accorti che molti assessori di questa amministrazione acquistano presso i fornitori dell'ente materiale senza impegno di spesa, quindi senza copertura economica e senza affidamento. Questo è un iter illegittimo che Saccuti regolamentava trovando la copertura economica una volta rientrate le fatture. Saccuti ha sbagliato e dovrà pagare, ma è stato il capro espiatorio su cui addossare colpe e responsabilità. Ma si evince chiaramente che qui c'era un sistema Saccuti e che non poteva essere da solo. Un sistema a beneficio di tutti, di alcuni dipendenti forse, ma sicuramente a servizio della politica che traeva benefici da colui che gestiva i conti e la ragioneria. C'è stata una classe politica silenziosa e omertosa che ha cercato di coprire, spero paghi. Tra me e il sindaco e Papiri non ci sono questioni personali. Avrei potuto querelare l'uno o l'altro più di una volta, ma non è lo scopo che mi sono prefisso. Non possiamo avere unioni di intenti con questi uomini che sono lo specchio, la prova vivente e tangibile del modo ormai vecchio e sbagliato di fare politica. Abbiamo bisogno di fatti, di uomini coraggiosi che prendono decisioni per la collettività. Noi non siamo nessuno singolarmente, ma insieme siamo una forza che può cambiare e invertire la rotta di questo paese sempre più alla deriva. Io amo il mio paese, mi ha visto nascere, mi ha visto cresciuto, mi ha dato un'identità. I tempi cambiano, si evolvono, essere istruiti non basta, essere portati non basta, avere le giuste conoscenze non basta, ci vuole la passione per quello che si fa, ci vuole il cuore. Quello non lo studi, non lo compri, non lo trovi anche se sei ricco, ma puoi averlo anche da povero. Non abbiamo mai fatto politica e forse non la faremo mai, ma in quello che facciamo ci mettiamo il cuore. Insieme noi possiamo migliorare e migliorarci. Io voglio dare un futuro a mia figlia, inculcandole i principi e i valori che mi sono stati insegnati, la legalità, l'onestà e la meritocrazia. Grazie.
Grazie Nico, ora interviene.